Chiunque segua il franchise Pokémon fuori dalle sue sole iterazioni videoludiche, attirato dalla sua fascinosa poliedricità, saprà che quest'anno si è aperto con una notizia che ha fatto piuttosto scalpore e che si è diffusa ben al di fuori della cerchia di appassionati. Logan Paul, influencer di successo e indubbia figura controversa dei social, ha speso 3 milioni e mezzo di dollari per un case del set base di Pokémon che si è rivelato essere contraffatto. In un suo video pubblicato sul canale YouTube il 13 gennaio, infatti, è possibile assistere al momento nel quale lui, alcuni collaboratori e individui legati alla transazione dell'oggetto in questione hanno realizzato che i box fossero dei falsi contenenti delle carte di G.I. Joe, un franchise dell'Hasbro a tema militare dal ben diverso valore economico. La notizia ha fatto il giro del mondo, sollevando perplessità sulla bolla speculativa del collezionismo Pokémon, sull'affidabilità degli investimenti in questo settore e sul perché Logan Paul non riesca a passare più di 5 minuti senza essere coinvolto in scandali di proporzioni bibliche. Io stesso sono venuto a conoscenza del fatto in quei giorni di grande chiacchiereccio. Ma vuoi per impegni lavorativi legati all'uscita di Leggende Pokémon Arceus, vuoi per l'appagamento provato dal fatto che il karma avesse finalmente punito Logan Paul per aver aggravato l'apocalypse su YouTube? Non ho mai scavato a fondo della questione, mi sono accontentato dei titoli di testa come tanti di voi in ascolto, senza farmi la domanda più importante: perché Logan Paul si è fatto truffare in questo modo? Com'è finito a pagare così tanti soldi su un prodotto che si è rivelato essere un falso? Per comprendere quanto seguirà è necessaria una macro introduzione sul tema delle carte collezionabili, utile soprattutto per chi non è del mestiere. Se è vero che acquistare una bustina di qualsivoglia franchise non è poi così oneroso, è altrettanto vero che alcuni specifici oggetti possono raggiungere cifre da capogiro. Il settore delle card legate alle figure di spicco dello sport fa da capostipite in tal senso. Con figurine autografate in buone condizioni come questa, un Michael Jordan del 1997, venduta un anno fa a oltre 2 milioni di dollari. Benché non abbia certamente raggiunto queste vette, negli ultimi anni, vuoi per l'entusiasmo sullo spacchettamento dei box vintage diffuso da alcuni influencer internazionali, vuoi per il catalizzatore chiamato Covid-19 che ci ha richiesto di trovare dei passatempi per evitare di spargerci le cervella sul muro, anche il settore delle carte collezionabili Pokémon ha subito un'impennata esponenziale. Secondo il sito dell'app di investimenti Otis, che ha compiuto una interessante ricerca in merito, ci sarebbero diversi eventi cruciali che hanno portato all'esplosione tardiva di prezzi e febbre per le carte collezionabili Pokémon. Il successo globale di Pokémon Go, che ha portato i fan della prima ora a rinteressarsi al franchise e a spolverare i vecchi album, i bilanci di The Pokémon Company successivi al fatidico 20° anniversario, che mostravano come Pokémon fosse una gallina dalle uova d'oro non solo imbattuta ma anche molto longeva, e l'alba di personaggi come appunto Logan Paul, che indossando collane con il proprio Charizard PSA 10 mostravano che il collezionare carte dei mostriciattoli tascabili fosse qualcosa di alla moda, cool, esclusivo. Dando un'occhiata al grafico del sito specializzato Card Ladder, possiamo tranquillamente renderci conto di come siano cresciuti i prezzi di un Charizard prima edizione in lingua inglese in condizioni perfette, cioè Gem Mint. Partiamo da vendite sotto i $100,000 nel 2020 per arrivare a picchi di $400,000 raggiunti nei primi mesi dell'anno scorso, fino a una stabilizzazione sui 270,000, che è ancora oggi il prezzo d'acquisto medio. Tanto per farvi sentire male e maledire i giorni nei quali avete giocato il vostro Charizard sui zozzissimi pavimenti delle vostre scuole elementari, il venditore Tanna 12 a dicembre 2019, quindi a pochi mesi dall'inizio della pandemia, aveva venduto un Charizard simile su eBay ad appena $36,000. Premesso che probabilmente Tanna ancora oggi sta maledicendo il creato, questo significa che nell'arco di più o meno 3 anni il prezzo di Charizard è salito di 9 volte. Steve Hart, proprietario e autenticatore dell'azienda BBCE, peraltro uno dei protagonisti della nostra storia odierna, dichiara quanto segue ai microfoni del canale The Card Shop Show.
Ho visto il mercato delle carte ingrandirsi regolarmente negli ultimi 30 anni e poi replicare quella stessa crescita nelle sole prime 6 settimane del 2021. Possiamo quindi concludere che Pokémon si sia trovato al posto giusto nel momento giusto, come è praticamente sempre successo a questo franchise evidentemente benedetto da Dio. In un momento di splendida salute, donata soprattutto da alcune opere che hanno strizzato l'occhio al fattore della nostalgia, Pocket Monster si incontra alla pandemia e riceve un'ulteriore spinta legata alla sua sezione del collezionismo cartaceo. Esplorando ancora per qualche momento il mondo delle carte collezionabili Pokémon, è bene ricordare che carte, bustine e box possono variare di valore non solo in base alle loro condizioni, ma anche in virtù della loro rarità di stampa. All'ultimo posto abbiamo i prodotti Unlimited, ovvero non in tiratura limitata. Poi quelli in prima edizione e infine i leggendari Shadowless, esclusivi del set base in lingua inglese legati ai primi passi del franchise in Occidente. Sono definibili Shadowless tutte le carte del set base che Wizards of the Coast ha stampato per il mercato inglese in prima edizione, tranne il Machamp del mazzo introduttivo che è presente un po' in tutte le salse, ed alcune mandate anche della versione Unlimited dell'espansione. In queste prime produzioni, infatti, i grafici del colosso dietro Magic the Gathering avevano realizzato gli sfondi senza alcune delle ombre visibili in tutte le unità successive, con un font per i punti salute più fine e meno elegante, e con una ridondanza del copyright relativo al 1999 presente sia per i Big Three dietro Pokémon che per Wizards. Dato che tutte le prime edizioni del set base in altre lingue non presenteranno mai formattazioni simili, carte, bustine e box Shadowless sono in assoluto i prodotti più rari e ambiti dai collezionisti, e quindi, ovviamente, anche più di valore. Il che ci introduce al concetto di population, l'ultimo grande utile elemento di questa nostra introduzione. Più un prodotto è diffuso, più è alta la sua population, cioè il numero di unità diffuse nel mondo. Più è grande questo numero, meno è raro il prodotto. Meno è raro il prodotto, minore è il suo valore. Ben comprenderete a questo punto la sacralità di un Charizard Shadowless prima edizione in condizioni perfette. Già la popolazione degli Shadowless in tutto il mondo è bassissima, perché ne esistono fisicamente pochi. E se a questo aggiungiamo le condizioni perfette, la cifra scende ancora di più. Quanti bambini hanno conservato i loro Charizard cartacei in prima edizione in condizioni perfette, in previsione del fatto che 20 anni dopo avrebbero potuto utilizzarli come anticipo per il loro mutuo prima casa? Pochi, il che, rovesciando la prospettiva, rende ironica la storia dietro la crescita dei prezzi delle carte Pokémon. Le unità immacolate costano tanto perché la maggior parte sono in condizioni pietose, e lo sono perché Pokémon era un prodotto, è un prodotto, destinato a bambini di 5 anni. Dunque noi, con ogni singola piega inferta ai nostri Charizard durante l'ora di ricreazione, abbiamo contribuito all'ascesa di quelli tenuti nel cassetto. Dimenticati, privati dell'amore che meritavano. È tipo il copium più poetico di 7 anni di canale. Secondo questo principio, fra le cose che costano di più nel mondo delle carte collezionabili Pokémon abbiamo i prodotti sigillati, i box e le bustine mai aperte. La population di prodotti del genere è minima, perché il solo fatto che siano arrivati oggi in questa condizione da capsula del tempo ha dell'assurdo. Si tratta di oggetti con storie strambe, fondi di magazzino rimasti dimenticati a fanculo, regali ricevuti e mai aperti, unità destinate alla vendita nel momento di maggiore successo e boom del franchise Pokémon, eppure per qualche motivo dimenticate e poi riesumate 20 anni dopo come veri e propri reperti archeologici. Una specie rara è in via d'estinzione, perché sempre più prodotti Pokémon vintage vengono sbustati, vuoi per rimpolpare il content di canali come il mio, vuoi per la comprensibile gola di cercare una carta al loro interno che potrebbe valere una fortuna. Ma ogni volta che un box Pokémon viene aperto, ogni volta che qualcuno non resiste alla tentazione di scoperchiare il vaso di Pandora, tutti gli altri superstiti rimasti sigillati aumentano di valore perché la loro popolazione cala di un'unità irreversibilmente. Possedere dunque un prodotto chiuso è estremamente prestigioso, ma investirci sopra è un'altra storia.
Al di là dell'onerosità, c'è una probabilità che un oggetto, un box o una bustina sigillato da 20 anni non lo sia davvero e che sia stato semplicemente realizzato in tempi recenti con la cosiddetta tecnica del resealing. Avete capito bene, ci sono falsari in giro che comprano box e bustine di carte Pokémon vuote. Le riempiono di carte Pokémon di poco valore per far avere loro un peso e una forma credibile e risigillano il tutto con delle tecniche all'avanguardia che rendono distinguibile difficilmente un prodotto originale da uno falsificato. Per questo motivo, quando si acquista un prodotto sealed, si chiede conto e ragione della storia dell'oggetto e il numero di passaggi di mani che lo hanno coinvolto. Come insomma sarebbe arrivato dalla fabbrica di Wizards of the Coast fin nelle nostre mani. Né più né meno della logica con la quale un registro immobiliare ci salva dall'acquisto di una casa legata a abusivismi edilizi. Vi sono addirittura aziende che si occupano di verificare l'autenticità dei prodotti sigillati, le stesse che vanno anche a valutare le condizioni delle carte collezionabili, per far dormire sonni tranquilli ai loro possessori che in fondo non possono scavare nel box di Schrödinger. Rompere la pellicola e aprire una bustina è l'unico modo per capire se nel proprio set base c'è un Charizard o il corpo del maestro dell'oscuridad della Konaini. Ma se lo si fa, si rinuncia per sempre alla condizione rara e unica del proprio sigillato. Una guerra di logoramento, insomma, fino a che non rimarrà l'ultimo grande box sigillato Pokémon della storia del mondo, che acquisirà un valore inestimabile. E questo è il punto di partenza della nostra storia. La notizia che ha fatto il giro del mondo a dicembre del 2021 è proprio quella dell'acquisto da parte di Logan Paul dell'ultimo case Shadowless prima edizione del set base rimasto ancora sigillato. Una scatola di cartone fuori, certo, ma a conti fatti un contenitore di 6 box Pokémon Shadowless del set base in prima edizione, anch'essi sigillati. Il sacro Graal, il cazzo di Tesseract del franchise. Tutto molto bello se non fosse che questo è un tarocco contenente delle bustine di G.I. Joe del valore di $4 l'una. Per scoprire come sia stata possibile una cosa del genere, ho visionato ore e ore di video, testimonianze, email, conversazioni private, screenshot, telefonate, che hanno composto insieme un mosaico ben più grande e interessante di una beffa ai danni di un influencer. Quella che vi sto per raccontare è la storia della più grande truffa che il franchise Pokémon abbia mai vissuto, condita da colpi di scena e coltellate alle spalle degne di un film alla Ocean Eleven, e nella quale la figura più positiva di tutte è un tizio che ha indosso un cappello del Team Rocket in ogni video, che non c'entra poi molto con la situazione, però mi faceva ridere. La tana del Bianconiglio non è mai stata così profonda. Facciamo un passo indietro, prima di arrivare a Logan Paul, questo case che giro del mondo ha fatto? Tracciare la storia dell'oggetto è fondamentale se vogliamo comprendere se il nostro investimento sia ben riposto, quindi facciamo finta di essere interessati al suo acquisto. Azionando la nostra macchina del tempo dobbiamo tornare al 22 marzo 2021, il momento nel quale questo prodotto arriva per la prima volta su internet. Al tempo l'utente Number One Pokémon Master, che si scoprirà essere tal Justin Martin, apre un'asta intitolata Pokémon Base Set First Edition Factory Sealed Case e allega 3 foto della rara scatola preziosa. Come api attorno al miele, alcuni collezionisti Pokémon si avvisano vicendevolmente della comparsa del Sacro Graal su eBay, di qualcosa che non appare certo tutti i giorni e che potrebbero presto doversi contendere a suon di profumate mazzette. Prima però è necessario che ognuno faccia le proprie ricerche per comprendere se l'oggetto sia il real deal, se effettivamente valga il proprio tempo e i propri soldi. E a uno sguardo preliminare, purtroppo, il case è tutt'altro che interessante. Tanto per cominciare, l'utente che lo mette in vendita non sembrerebbe avere le referenze adeguate, appena 15, e peraltro ricevute principalmente come acquirente, quindi è un signor nessuno con 0 esperienze come venditore. Anche il metodo di spedizione dell'oggetto, ubicato a High Prairie, in Canada, è piuttosto sospetto. Canada Post Express Post. Una spedizione relativamente economica e senza assicurazioni di sorta, richiede semplicemente una firma alla consegna. Totalmente inadatta all'entità dell'oggetto messo all'asta. Sarebbe come dire: spedisco la sacra sindone di Gesù composta 1.
Solitamente, a dire il vero, per compravendite del genere i venditori non si prendono direttamente la responsabilità di spedire. Essi esigono il ritiro a mano per evitare che queste reliquie vengano distrutte, smarrite o comunque alterate nel loro prezioso stato originale. Questo è un punto di fondamentale importanza perché chi vende questi oggetti innanzitutto li ama. E mai e poi mai vorrebbe che a loro succedesse qualcosa di tremendo, che la loro population diminuisse di un'unità semplicemente per un incidente, per una compravendita. Tanto per farvi un esempio, l'oggetto da collezione più di valore che posseggo qui in casa, in studio, è la Pokémon Snap Station alle mie spalle, della quale si stimano più o meno 500 unità nel mondo ancora funzionanti. Inizialmente il mio interlocutore americano non voleva vendermela. Non voleva vendermela perché questo avrebbe richiesto una spedizione internazionale e aumentato vertiginosamente i rischi che questo superstite si rompesse strada facendo. Non era una questione di soldi, i soldi li avrebbe presi lo stesso, era un codice d'onore del venditore collezionista. Per convincerlo ho dovuto organizzare un ritiro con una compagnia di import-export privata e sicura, che ha effettivamente portato il figlio il prodigo in Italia sano e salvo. E dato che i venditori erano due anziani forti sostenitori di Donald Trump, credo di aver fatto un doppio favore all'oggetto alle mie spalle. Lo lezzo fecale dell'inserzione continua a crescere se ci soffermiamo sulla sua descrizione, che il venditore pretende di farci leggere usando solo lettere maiuscole. Al di là di una discutibile grammatica inglese, è il paragrafo resi e rimborsi a destare qualche perplessità. I resi verranno accettati solo se l'oggetto verrà restituito senza danni e o alterazioni e con sigillo intatto, e comunque una caparra del 30% dovrà essere riconosciuta al venditore per il disturbo. Gli oggetti, secondo la policy di eBay, devono sempre essere rimandati indietro in condizioni originali. Quanto scritto è l'equivalente di apporre fuori dalla propria porta di casa il seguente avviso: varcata questa porta, l'omicidio è ahimè legale e non si potranno avvisare le forze dell'ordine per le aggressioni subite. Ci scusiamo per il disagio. Number One Pokémon Master non può certo inventarsi le regole dei resi di eBay, poiché sono quelle della piattaforma ad applicarsi generalmente a tutte le sue inserzioni. Consultando rapidamente la pagina dedicata, possiamo scoprire che ogni cliente che riceve un oggetto danneggiato o diverso da quello acquistato ha diritto a fare un reso e a chiedere il rimborso, che il venditore è obbligato a eseguire per intero in 2 giorni lavorativi. Quindi no, niente caparra del 30% me lo tengo io o dell'oggetto che deve essere immacolato. Se qualche pazzo volesse comprare questo case con l'intento di aprirne ogni singolo box e bustina, e se contrariamente alle previsioni vi trovasse dentro dei mattoni, delle carte comuni o, ne dico una a caso, delle G.I. Joe, egli avrebbe diritto a un reso integrale. Tale clausola di Number One Pokémon Master, insomma, sembra mettere le mani avanti in caso di smascheramento del falso. Non ci hai trovato le carte che cercavi? Peccato, però hai rimosso il sigillo, quindi il 30% di quello che hai speso me lo devo comunque tenere io. Sempre nella descrizione leggiamo che il venditore è aperto a rispondere a qualsivoglia domanda, e a dire il vero i collezionisti, vista la natura controversa dell'asta, ne hanno una specifica. Da dove cazzo arriva sto case? DNB Liquidations, conosciuto anche come PSA Pikachu su Instagram, è uno dei primi a farsi avanti e a lui Number One Pokémon Master risponde: per un impeto di noia, io e mia sorella siamo finiti a visitare un mercatino dell'usato. A un certo punto, in una delle bancarelle, ho visto alcune carte Pokémon di hockey e del baseball, e proprio lì questo case ha attirato la mia attenzione. Ora che sai la storia, per favore fai l'offerta. Se sei preoccupato, posso mettere su un contratto per proteggerci entrambi. Tutto regolare, se non fosse che in quegli stessi giorni il venditore risponde a MicheraPos88 con una storia completamente diversa. È un regalo che ho ricevuto per il mio 12° compleanno nel 1999. Numero 1 ad essere master dei Pokémon, però in furbizia. La notizia delle multiple storie d'origine circola rapidamente nella community di interessati, e questo, unito a tutte le evidenze che abbiamo appena discusso, porta a un'unica conclusione logica. L'inserzione non fa grande scalpore, pochi ne parlano davvero, e praticamente nessuno fa un'offerta sensata per un oggetto di questo calibro. L'asta si conclude alle 11 di mattina del 29 marzo 2021.
con l'offerta più grande realizzata proprio da PSA Pikachu e di appena $72,000. Per carità, so soldi, so comunque soldi, ma nulla di paragonabile a ciò che dovresti pagare per ottenere 6 box Shadowless prima edizione del set base. Uno di loro sta tra i 3 e i 400k fate voi i conti. Dato che l'andamento di un'asta di eBay è sempre pubblico, anche se i nomi vengono censurati, è possibile ricostruire la storia delle offerte. Un'indagine che non fa che gettare ancora più fumo sull'inserzione, perché a parte PSA Pikachu, gli altri 3 acquirenti interessati hanno rispettivamente 3, 2 e un feedback totale sulla piattaforma. E più che collezionisti navigati, sembrano account creati ad hoc per aumentare la base d'asta. Stando alle testimonianze che PSA Pikachu rilascerà a Rattle, l'eroe dal cappello del Team Rocket del quale parleremo più tardi, dopo la fine dell'asta, di comune accordo, lui e il venditore di eBay hanno deciso di annullare la transazione e di formulare un accordo privato sul bene affinché entrambe le parti potessero essere più soddisfatte. Justin prepara il famoso contratto legale promesso in messaggio privato a PSA Pikachu, mentre quest'ultimo chiede di poter toccare con mano l'oggetto per poter poi fare un'offerta seria. Una pretesa che poco sorprendentemente il venditore del case rifiuta. E questo manda a meretrici le trattative. PSA Pikachu si ritira e il regalo del 12° compleanno di Justin Martin, nonché oggetto venduto all'interno di una bancarella 20 anni dopo, mostrando che il case è in grado di trascendere lo spazio-tempo, oltre che essere di estremo valore, rimane invenduto a High Prairie. Ma allora, buon Saidonia, come cazzo ci arriva sta roba nelle mani di Logan Paul? Mo' arriva il bello. Benché ci si potesse aspettare che il case sparisse nel nulla, ciò che accade nei giorni successivi ha dell'incredibile. In un momento non ben specificato tra il 29 marzo e il 4 aprile 2021, Jamil, proprietario del negozio specializzato in carte Millie Pops, riceve una telefonata. Il suo amico Jacob, conosciuto sul web come Card Kahuna, ha ricevuto una soffiata dall'amico ed esperto di Pokémon Michael. In circolazione negli ultimi tempi ci sarebbe l'affare più grande dell'universo. È roba grossa, dice Jacob al telefono. Ho trovato un case Pokémon Shadowless prima edizione del set base, ancora sigillato. Lunedì 5 aprile, a una settimana precisa dalla chiusura dell'asta vista precedentemente su eBay, che proprio poiché legata a un probabile falso non aveva avuto un grande buzz al di fuori della stretta cerchia di appassionati, Jamil e Jacob partono per un viaggio legato a un oggetto identico e decidono di documentarlo con una coppia di video pubblicati su YouTube una decina di giorni dopo. L'obiettivo dell'avventura è specificissimo e riassunto dal titolo del vlog Il più grande affare Pokémon della storia. Recuperare il case, acquistato da Jacob qualche giorno prima, e venderlo in meno di 36 ore a un collezionista che Jamil conosce e che in realtà è già suo cliente. Jamil e Jacob sono all'aeroporto di Atlanta, dal quale prenderanno un volo per Indianapolis, e così raggiungere l'Indy Card Exchange, il negozio di carte verso il quale il leggendario case è diretto. In un frame del video, Jacob mostra a Jamil il tracking del pacco, rivelando in primo luogo che l'oggetto è stato spedito e non verrà quindi ritirato a mano dal venditore, e in secondo luogo che l'indirizzo di partenza è High Prairie, in Canada. Non c'è dubbio, signori. Il case, protagonista dei video, è lo stesso comparso su eBay una settimana prima, e quindi il suo venditore è Justin Martin, number one Pokémon Master. So cosa state pensando. Michael, il procacciatore dell'affare e in generale tutta la cricca che ha organizzato sta compravendita, non doveva essere forse a conoscenza della ipotizzata falsità di questo prodotto? Lo era, secondo quanto Michael dichiarerà mesi più tardi in una conversazione privata poi pubblicata su YouTube. Dal suo account di Instagram, nickname Pokeju, egli dichiara di aver fatto le sue ricerche. Anche se c'è tutta questa storia dietro, niente è sospetto e nulla mi fa pensare che il case sia stato alterato in alcun modo. Jamil e Jacob lunedì sera atterrano allo Sheraton di Indianapolis, a circa 15 minuti dal negozio nel quale l'indomani ritireranno il Sacro Graal Pokémon. Quella sera, intorno alle 23, chiamano poi il cliente finale dell'operazione, l'individuo al quale sarà venduto il case poco dopo averlo recuperato.
Si tratta di Matt Allen, in arte Shine 150, un collezionista milionario molto conosciuto nell'ambiente e principalmente forte nel settore delle carte sportive. Sua, tanto per inquadrare il personaggio, l'esclusiva carta di Luka Doncic, autografata, venduta a fine febbraio del 2021 per la modica cifra di 4.600.000 dollari. Lui è palesemente il Charizard della NBA, solo che non sputa fuoco e non riceve una forma alternativa ogni 3 anni. O almeno credo, perché non segue il basket. In questa telefonata vengono dette un sacco di cose interessanti che citerò integralmente per farvi avere un'idea completa sulla questione. Jamil, parlando a Matt, dichiara quanto segue. Sono venuto da te perché sapevo che ti interessano i walks, slang per designare i box o comunque i prodotti ancora sigillati. Io e te abbiamo chiuso un sacco di affari sulle walks e questo è l'oggetto Pokémon più raro di sempre. Voglio dire, non è un Pikachu Illustrator PSA 10. Infatti sono carte di G.I. Joe. Scherzo, tornando seri, PSA 10 Pikachu Illustrator è la carta più costosa del franchise al momento. È molto sopra di lei. Jacob poco dopo prende il telefono in mano e aggiunge: credo davvero che questo box in 5 anni raggiungerà i 6 milioni di dollari di valore. Un box varrà sempre più delle carte che ci sono dentro e l'hype attorno al fatto di averlo sigillato è la crème de la crème. Dopodiché, ancora al telefono, Jamil e Jacob si scambiano un pugnetto di intesa. C'è da dire che per un box che è sempre puzzato di marcio fin da quando è uscito fuori su internet per la prima volta, c'è grande entusiasmo. Poco dopo, Jamil rincara la dose, con una delle informazioni più importanti dell'intera vicenda. Personalmente voglio che sia tu ad avere quel box, perché penso che tu sia la persona giusta per un affare del genere. Non sei nel mondo Pokémon e quindi non sei in mezzo alla gente del giro con tutti i drammi e le polemiche annesse, perché ce ne sono anche in quel settore. La scelta di designare Matt Allen come compratore finale, di scegliere come acquirente del Tesseract del mondo Pokémon una persona lontana dal franchise e vicina al mondo dello sport, è un'azione assolutamente volontaria. Jamil spiega che è per evitare il dramma, per rendere onore e giustizia a un rapporto lavorativo duraturo, ma è indubbio che la cosa porti anche a un'altra conseguenza logica, benché non sapremo mai se sia stata ricercata intenzionalmente. Matt Allen non è un fan di Pokémon, non è un collezionista esperto di set base, quindi dell'asta di una settimana prima o di tutti i sospetti nutriti dalla community ristretta di appassionati non sapeva una sega. E infatti in chiamata non cita minimamente gli eventi avvenuti su eBay. Matt, che comunque non è uno sprovveduto, fa una domanda sacrosanta. Come funzionano le cose in ambito Pokémon? Ritenete sia roba affidabile il nastro sigillante nei prodotti Pokémon? Jamil risponde: vogliamo trasportare il case domani. Questo è il piano. Vogliamo farlo autenticare, ma non voglio prendere impegni con te al momento perché non abbiamo nulla in mano. Abbiamo una roadmap per domani, faremo fare tutte le verifiche del caso. Lo porterò da Steve. Steve e io abbiamo parlato già a lungo di questa cosa, perché dovremo fare 2 ore di macchina per portarglielo. E se dovesse essere autenticato? Se divenisse il primo case autenticato dalla BBCE? I ragazzi hanno chiaro il piano da giorni. Dopo aver acquistato il case da Justin Martin, ad una cifra non ben definita, i due contattano Steve Hart, autenticatore della BBCE e suo proprietario con un'esperienza trentennale alle spalle nel campo delle carte collezionabili. E Jamil ha con lui lunghe chiacchierate, cito testualmente, sul prodotto protagonista di questa eventuale autenticazione. Qualora il signor Hart dovesse effettivamente apporre il suo marchio di originalità, una pellicola protettiva speciale, Jamil e Jacob andrebbero poi a vendere il prodotto a Matt Allen, a quel punto sicuro della sua autenticità. Prima di procedere oltre, è necessario un altro appunto fondamentale. La BBCE, Baseball Card Exchange, un'azienda effettivamente rinomata per i suoi lavori d'autenticazione su prodotti inerenti al mondo dello sport, in particolare quelli confezionati prima del 1992, è un marchio piuttosto conosciuto dai collezionisti del settore sportivo, ma decisamente meno radicato in quello Pokémon.
Questo pezzo del puzzle, insomma, è l'ennesimo che viene pescato volutamente fuori dall'ambito di Pokémon. Ma ci torneremo più tardi. L'indomani, dopo qualche piccolo inciampo burocratico legato alla spedizione fatta da FedEx, i J-Boys, così rinominati dalla community perché le principali persone legate a questa compravendita hanno dei nomi che iniziano con la J, mettono le mani sul tesoro inestimabile, sull'occasione unica e irripetibile, così come descritta dall'inserzione di eBay. Jacob lo tira fuori dallo scatolone di imballaggio, prende il metro e lo misura, lo mette su una bilancia e soprattutto lo annusa. Non c'è dubbio, profuma di vero e d'America e se lo chiami G.I. Joe non ti risponde. Quasi non si sente più il bisogno di autenticarlo, vista l'aura di originalità che sprigiò. No, beh, too much, cioè, è comunque un'inchiesta, quindi... Rinvigoriti dalle misurazioni compiute, che evidentemente hanno avuto riscontri positivi, Jamil e Jacob caricano il pacco in macchina e si mettono alla guida verso la BBCE, che rimane aperta oltre l'orario di chiusura solamente per loro e il cimelio che gli stanno portando in casa. Ad accogliere i due c'è proprio Steve Hart, il proprietario, e benché non sentiamo la sua domanda, tagliata in montaggio, essa è resa evidente dalla risposta che darà subito dopo Jamil. Come mai ve lo siete fatti spedire e non siete andati lì di persona? Il ragazzo risponde che purtroppo né il venditore né la sua famiglia avevano un passaporto valido e se fossimo andati noi in Canada avremmo dovuto sottostare a 14 giorni di quarantena obbligatoria. Non metto in dubbio le normative della pandemia. In realtà sì, ma mi sono andato a sbirciare il sito governativo canadese ed effettivamente sono queste. Ma mi viene da obiettare che se stai per concludere un affare milionario, forse 14 giorni di cazzo di quarantena te li fai. Soprattutto se sei un libero professionista come Jamil, puoi chiudere il tuo negozio per dedicarti comunque a un altro lavoro che è inerente alla tua professione principale. Quindi il venditore ha spedito senza assicurazione? Sì, risponde Jamil. Ho detto al tizio, senti, se lo spedisci e lo assicuriamo per $100,000, avremo di sicuro orecchie e campanelli d'allarme addosso. Per capire qui cosa intenda uno dei J-Boys, abbiamo bisogno di una piccola digressione. Quando si spediscono pacchi contenenti oggetti dall'alto valore economico, è auspicabile assicurarli così che gli acquirenti possano essere rimborsati dell'intero importo speso qualora ci dovessero essere danni o smarrimenti accidentali. È quello che ho fatto al solito con la mia SnapStation. Con buona pace degli amici trampiani, se l'amico di latta si fosse rotto durante il tragitto, io avrei comunque ricevuto i miei soldi indietro dallo spedizioniere. L'assicurazione in questione viene ovviamente tarata sul valore economico del bene spedito dichiarato alle autorità. Ed essendo che il case partiva dal Canada per arrivare negli Stati Uniti, esso sarebbe potuto essere soggetto a controlli doganali. Su un bene di poco valore raramente ci si perde tempo. Ma su un pacco assicurato per $100,000 e magari del valore complessivo di 1 milione, qualche controllo lo fai per evitare che dentro ci sia una busta di cocaina shadowless in prima edizione. E alle autorità poco importa se il case ha più valore economico se sigillato per i collezionisti. Se ci sono sospetti sul contenuto di un collo, box, bustine, chi più ne ha più ne metta, vengono aperte. Che peraltro è quello che è successo a CiccioGamer89 l'anno scorso con il suo box in prima edizione di carte Pokémon del set base. È tutto documentato su un video sul suo canale. Ecco perché Jacob e Jamil evitano di dichiarare il valore reale del pacco, comunicando alle autorità che fosse di soli $1,000. Niente controlli equivale a niente pack opening pazzo sgravato della dogana. Case sigillato e quindi valore economico preservato. Proprio come la questione della scelta del cliente finale Matt Allen, devo far notare alla giuria che, benché non sia dimostrabile che questo effetto sia stato ottenuto intenzionalmente, non dichiarare il valore del case ha avuto anche un'altra conseguenza. Senza essere aperto dalle autorità doganali, nessuno ad ora scopre che dentro ci sono solo carte di G.I. Joe. E quindi una scatola di cartone in un negozio specializzato in carte del baseball è alla ricerca di una certificazione d'autenticità Pokémon, ma contiene carte sulle forze armate. Siamo al momento della verità. Nel video il processo di autenticazione di Steve Hart non viene mostrato per motivi legali, il che ha senso perché i segreti professionali della BBCE corrispondono a uno dei suoi punti di forza sul mercato. Ma quel che è certo è che avviene in un periodo di tempo inferiore ai 45 minuti, perché grazie al video e ai timestamp dei suoi autori scopriamo che i due ragazzi sono stati nel negozio per 47 minuti totali. Questo lasso di tempo, Steve Hart giunge a una conclusione. Quale? Vi chiederete voi? Prima di svelare il seguito del racconto, dobbiamo parlare del processo di autenticazione di un case.
Innanzitutto, per verificare l'integrità del vostro case, potrete utilizzare NordVPN. No, non è vero, ma è vero che NordVPN da oggi è ben più di una semplice VPN. Certo, potrei ricordarvi che ha oltre 5600 server sparsi per il mondo, che attraverso una VPN avete la possibilità di giocare senza avere il rischio di attacchi DOS, accedendo a cataloghi di videogiochi oltre fuori dall'Italia. Ma il fatto è che, senza costi aggiuntivi, NordVPN ha ora il servizio di Threat Protection. Attraverso questa feature, innanzitutto, siete protetti da tutti quanti i file dannosi e siti web con malware all'interno. In secondo luogo, niente più cookies né tracker. Internet non saprà più chi siete. E ultimo, ma non meno importante, Threat Protection vi protegge dai pop-up invasivi e quindi rende anche più fluida la navigazione. Cliccando il link in descrizione o il commento pinnato avrete la possibilità di accedere al pacchetto Cyber Security definitivo e alla sua offerta. E il video di oggi direi che ci insegna che la sicurezza viene prima di tutto. Prima di svelare il seguito del racconto, dobbiamo parlare del processo di autenticazione di un case. Un'analisi del genere non può e non deve accontentarsi del solo controllo dell'integrità dei sigilli, poiché essi sono ovviamente falsificabili. Come detto prima, bisogna indagare sulla storia della provenienza dell'oggetto, analizzare le etichette che sono sovrapposte su di esso e visibili a occhio nudo, comprendere se ci sia o meno una somiglianza in termini estetici con altri prodotti simili del passato dei quali è già stata garantita l'originalità. Talvolta non è neanche possibile arrivare a una vera e propria autenticazione senza scoperchiare parzialmente il prodotto. Ed è questo quello che è successo a un case analogo di proprietà di Gary Hayes, uno dei collezionisti di carte Pokémon più grandi e famosi al mondo. Il suo cimelio, per esempio, è stato autenticato dalla Professional Sports Authenticators, che voi tutti conoscerete con la sigla PSA, ma l'azienda si è rifiutata di dare l'ok definitivo a scatola chiusa. Una delle alette di cartone è stata quindi sollevata e il case è stato autenticato in una condizione definita semi-sealed, semi-sigillato. Il decalogo di come si analizza un box è stato perfettamente seguito dallo youtuber dal cappello del Team Rocket, Rattle, del quale finalmente è arrivato il momento di parlare. Il content creator specializzato in carte Pokémon, mesi e mesi dopo gli eventi che stiamo raccontando, in un momento che si pone dopo l'acquisto del case da parte di Logan Paul, ma prima della scoperta delle G.I. Joe, ha compiuto un'analisi del case, peraltro a distanza, che ha riscontrato perplessità e contraddizioni ben più grandi del semplice olezzo fecale percepibile dall'inserzione di eBay. Quanto segue è frutto del suo meticoloso e assurdo lavoro. In primis, date un'occhiata all'etichetta. Mentre quella del case dei J-Boys presenta delle sbavature d'inchiostro, chiaramente visibili in foto, tutti gli altri case prodotti da Wizards of the Coast, anche al di là del set base, non lo fanno mai, poiché sono realizzate attraverso stampe termiche. Si tratta di un escamotage che tante aziende di distribuzione mettono in atto per risparmiare, evitare di comprare tonnellate di inchiostro e riuscire a produrre etichette semplicemente munendosi di carta con reagenti chimici specifici e stampando adeguate. Mentre un'etichetta realizzata con inchiostro sbava nel tempo, quella nata da un processo di stampa termica sbiadisce, cosa che succede per esempio agli scontrini fiscali se conservati per troppo tempo. Questo un case unlimited in inglese del set base venduto qualche anno fa. Come vedete, l'etichetta in 20 anni ha cominciato a sbiadire. In secondis, concentriamoci sul numero accanto all'etichetta, 9015932. Non sappiamo cosa significhi ad oggi, ma un codice simile è reperibile praticamente su qualunque case di Wizards of the Coast. Quel che l'esperienza ci insegna è che non sono mai stati ad oggi rinvenuti due case con lo stesso codice. L'Unlimited di prima ha come codice 9025583, mentre questo Fossil prima edizione 9017823. È probabile che si tratti di un seriale che cambia di scatola in scatola, necessario per identificare il contenitore di turno, cosa che rende decisamente controversa la congruenza che segue. Il seriale del case venduto da Justin Martin, 9015932, è lo stesso, identico, del case unlimited del set base aperto a novembre 2019 dallo youtuber emergente e convenientemente poco conosciuto
Mad 7 Games. Magari ci stiamo sbagliando, direte voi, e in realtà ci sono seriali condivisi fra più scatole, perché questi sono codici identificativi del macchinario che mette insieme i contenitori, o magari di un medesimo lotto di case. Se questo è vero, ed è un dubbio che ha avuto anche Rattle, allora i due seriali in questione coinciderebbero più o meno per grandezza e posizionamento. Ma non è così. Rattle, realizzando un preciso allineamento delle due scatole con tanto di fedeltà delle proporzioni, si rende conto che i seriali hanno font, grandezze e inclinazioni divergenti, oltre che a presentare persino etichette di dimensioni incoerenti. È così che vi sentite quando guardate un video teoria? Questo strano mix tra questo tizio è furbo e questo tizio non ha un cazzo da fare. O le scatole che appartengono allo stesso lotto vengono sì marchiate con lo stesso seriale, ma per questo esistono 950 timbri di grandezza e forma e font diversi, o quanto vediamo è una bella incongruenza. La deduzione più logica ovviamente è una. Un falsario ha copiato un seriale sgamato in un video di YouTube con poche visualizzazioni. Appena 9000 oggi post scandalo. Senza sincerarsi di quale fosse la logica dietro la posizione di questo seriale. La situazione non migliora se paragoniamo il nastro di stop presente sul case di Justin Martin a quello di tutti gli altri case originali visti sul web negli ultimi anni. Tutti loro presentano una S maiuscola sulla parola seal, sigillo, un punto dopo la parola ricevuta e una distanza ridotta tra le scritte e il segnale di stop. Nessuno di questi elementi è presente sul case di Number One Pokémon Master, che peraltro presenta anche una bizzarria nel bollino per il riciclaggio. La sua base è decisamente più lunga di quello visto sulla scatola di Mad 7 Games, che è praticamente quadrato. Infine, persino il codice prodotto desta sospetti. WOK06033. WOK06033 coincide con quanto visto in altri case originali del set base Pokémon, ma la dicitura 1E, seguita dal segnalatore di prima edizione in basso, secondo innumerevoli testimonianze sarebbe stata apposta solamente dal set Fossil in poi, e dunque assente nella prima storica espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon. Non essendoci però un'etichetta di un case set base Shadowless prima edizione consultabile, dato che il case di Gary Hayes non è mai stato mostrato dettagliatamente, potremmo doverci affidare alle sole voci di corridoio, e questo renderebbe tale evidenza un po' inconcludente. Facciamo quindi lo stesso gioco compiuto da Rattle. Qui c'è un codice a barre che, se letto da un qualsiasi dispositivo, anche un cellulare, dovrebbe restituirci in forma di lettere il codice prodotto, perché questo è l'obiettivo di un codice a barre. Questo sono io che cerco di leggere il codice a barre del case di Justin Martin con un'app semplicissima e gratuita per il cellulare. Il codice a barre restituisce il codice WOC06033 senza il finale 1E, rendendo evidente come siano andate le cose. Il falsario ha fatto l'errore di credere che anche nei set base Shadowless prima edizione andasse inserito il suffisso 1E, come visto magari in tanti fossil reperiti in giro su Google Immagini. E deve essersi scordato di modificare anche il codice a barre posizionato poco sotto, e immagino rubato da un set base Unlimited. Questo case è falso come l'encounter di Mew sotto il camioncino, e non mi sorprende quindi che all'epoca del 22 marzo nessuno si sia cacato di pezza all'inserzione su eBay. E Steve Hart, in tutto questo, che fa? Che ha fatto in questa mezz'oretta? Ha fatto quello che tutti quanti avete già capito più o meno un quarto d'ora fa, come Hank prima di essere colpito mortalmente dai neonazisti. Fumata bianca. Il case è autentico e viene impellicolato con il logo del giocatore di baseball della BBCE. Come ogni prodotto Pokémon che si rispetti, non lo so, non seguo Pokémon. No, in realtà lo seguo. Ed è questo il problema. Steve, che durante il video di Jacob e Jamil chiede più volte ai ragazzi com'è che Pokémon vada ancora così tanto forte e dove si trovano nel globo i suoi maggiori acquirenti, non conosce neanche a grandi linee i ritmi del franchise, ma in una decina di minuti capisce che sì, quelle lì sono di modi. Quello è proprio il sacro graal del mondo Pokémon, è l'unico case a essere in quelle condizioni in tutto il mondo, l'universo. La galassia. È tempo, finalmente, di parlare del vero background della BBCE, così come scoperto
dallo youtuber Rattle. Grazie al materiale condiviso dal creator, possiamo scoprire che il 29 giugno 2020, 9 mesi prima di questo evento infausto, un anonimo interlocutore contatta Steve Hart della BBC per sapere se possa o meno autenticare un box Pokémon del set base. La richiesta è specificamente relativa a un prodotto ancora sigillato e l'utente si chiede se l'azienda possa, anche a costo di aprirli e poi risigillarli con la propria pellicola, dichiararne l'autenticità. Il problema del resealing è concreto, il mercato si sta impennando e chi scrive la mail vuole essere sicuro degli oggetti che ha fra le mani. Steve Hart risponde quanto segue. Alcune persone mi hanno chiesto di dare un parere su un box Pokémon da $50,000, con una pellicola senza loghi sopra. Non conosco bene Pokémon, ma c'è un box vintage che vale così, no? E io ho risposto loro che mai nella vita darei un'autenticazione a una roba del genere. Chiunque potrebbe risigillare un box simile con un macchinario apposito. Intendiamoci. 9 mesi prima di garantire al mondo che il case dei J-Boys è autentico, Steve Hart, che per l'amor di Dio sembra una brava persona, non conosce il nome del set base, chiamandolo genericamente un box Pokémon. Non ne conosce il valore, perché all'epoca veniva già venduto a un prezzo di mercato di circa $100,000, non conosce molto di Pokémon e lo esplicita senza troppi problemi, e non sa neanche che nei set Shadowless la pellicola protettiva non presentasse il logo di Wizards of the Coast, che è arrivato solo successivamente. Girando il coltello nella piaga, in una mail successiva Steve Hart dichiara pure di essere l'uomo che PSA designa per autenticare e gradare tutte le bustine Pokémon sigillate. Informazione condivisa sia nel video di Jamil e Jacob, sia presente in una conversazione privata tra Rattle e Jamil. Se state pensando che dare un compito del genere a una persona che non ci capisce di Pokémon non sia una buona idea, avete ragione. E quando qualcuno vi dice che i raccomandati ci sono solo in Italia, rispondete lui che in realtà tutto il mondo è paese. Nel 2020 sono state innumerevoli le bustine Pokémon sigillate false, dichiarate autentiche eppure gradate dalla PSA. In sovrimpressione potete vedere l'incredulità dell'utente That Just Pikachu Guy, che chiede in un forum di esperti se le sue bustine ex Deoxys siano false. Riceve rapide risposte affermative che gli fanno notare come nelle originali lo sfondo invada sempre le pieghe in basso, mentre nelle sue non accade, decide di mandarle comunque alla PSA per il meme e si ritrova con una bustina falsa di Rayquaza gradata PSA 9, certificata, visto che lui le fa proprio tutte, da Steve Hart. Per chiudere il cerchio, diamo un'occhiata a questo comunicato pubblicato sul sito ufficiale della BBC il 15 febbraio 2021, che sottolineo essere 2 mesi prima dell'autenticazione del case di Justin Martin. In quel frangente, oberato di lavoro per via della pandemia e della crescita del settore del collezionismo come iniezione di serotonina antinoia, Steve Hart condivide nuove linee guida sul percorso che utilizzerà per autenticare alcuni prodotti e annuncia di andare in semipausa per alcune specifiche operazioni. In maniera decisamente controversa, nonché professionalmente errata, come Rattle ha fatto notare nei suoi video, Steve Hart specifica che i case sigillati sono tra i prodotti che potranno ancora essere autenticati in negozio, perché sono di rapido smaltimento, dato che tutto ciò che c'è da controllare è che siano ancora in possesso del sigillo originale. Purtroppo, amici, è proprio quel che sembra. Una clausola per continuare a prendere lavori rapidi, fare qualche soldo in più e non rinunciare all'autenticazione dei case sigillati che sono tra gli oggetti di maggior valore e quindi credo quelli che permettano un profitto elevato. Ma no, come abbiamo dimostrato, autenticare un case richiede decisamente più tempo rispetto a una ventina di minuti e indagini approfondite. La cosa si aggrava quando parliamo di una persona che non è proprio qualificata nel giudicare i prodotti Pokémon, che ha toppato più volte l'autenticazione di bustine che la community percepisce come palesemente false, che ha dimostrato di non sapere neanche come si chiami un set base o dove il franchise abbia mercato nel mondo.
Voglio dire, benché in un podcast precedente allo scandalo Jacob abbia dichiarato che la BBCE ha un sistema di garanzia che rimborsa coloro che hanno ricevuto erroneamente un'autenticazione su un case o un box rivelatosi falso, Steve Hart ha negato la presenza di un servizio del genere e lo ha fatto in risposta ad una mail mandatagli dallo stesso Rattle. E lo ha fatto con una giustificazione piuttosto bizzarra. Se lo facessi, gli scammer potrebbero venire da me con box falsi, farseli autenticare e poi chiedermi i danni perché sono contraffatti. Ma se tu sei un autenticatore, non dovresti in primo luogo essere colui che dichiara originali box falsi, no? Si tratta solo della mia opinione, ma l'approccio della BBCE sembra quello di un'azienda che ha acquisito in 30 anni una grande esperienza nel settore delle carte collezionabili del baseball. Ha cercato nel giro di un anno di accettare lavori cavalcando l'onda del successo, anche quando questi provenivano da sottinsiemi dell'industria sui quali non avevano assolutamente know-how. Ma stavolta il casino combinato è grosso. Usciti dal negozio, Jacob e Jamil si abbracciano, mentre un case che contiene G.I. Joe viene incoronato il cimelio più prezioso dei mostriciattoli tascabili di Satoshi Tajiri. L'avvocato che in me vi ricorda che per quanto sto per dire non abbiamo prove certe, ma solo circostanze sospette. Esse, però, non smentiscono una ricostruzione che potrebbe raccontare l'intero evento come un bel lavoretto. Un case Pokémon leggendario viene pubblicato su eBay e dopo una preliminare e piuttosto veloce analisi, la community Pokémon dichiara che è una pecionata. Stranamente, proprio un esperto di Pokémon, Michael Pokéjou, comunica a Jacob della sua esistenza. Jacob racconta a Jamil della cosa e quest'ultimo, come ha dichiarato lui stesso in video, contatta Steve Hart per discutere anticipatamente l'eventuale autenticazione del pezzo. Steve Hart, che aveva già dato ampiamente dimostrazione di non capirci molto di Pokémon, di aver autenticato bustine false pubblicate nei forum, e soprattutto che aveva già dichiarato sul suo sito ufficiale che avrebbe garantito l'autenticità di tutti i case che avessero mostrato il loro sigillo intatto, proprio come era intatto quello di Justin, si vede dalla foto. Certo, nessuno comprerebbe un case autenticato dal signore dei Rayquaza dell'Eurospin. O meglio, nessuno della community Pokémon nella quale c'è tanto drama. Un fan dello sport, però, una persona che invece dà peso e prestigio al marchio della BBCE, sì, uno come Matt Allen, ad esempio, verso il quale il case autenticato è pronto a dirigersi. L'indomani, il 7 aprile, Jacob e Jamil si incontrano con Matt, che a sua volta si presenta con due belle borse ricolme di contanti, dei quali non voglio sapere la provenienza perché non sono cazzi miei di come una persona raccoglie milioni e milioni di dollari in cash in 24 ore. Cioè, cazzi miei. Milioni, sì. Il prezzo di vendita finale è di 2,7 milioni di dollari, accordo accettato da Shine 150 in virtù della pellicola apposta dalla BBCE, nella quale l'uomo ripone la sua più totale fiducia. Jacob si dichiara rammaricato per non avere le finanze per riuscire a tenere questo case per sé e illumina Matt sull'investimento che ha appena compiuto. Charizard presto arriverà a 1 milione di dollari. Spoiler. No. E se succede, ognuno di quei box varrà circa 1,2 milioni o 1,3 milioni. Il tuo case starà presto a 8 milioni, senza contare il premium di essere autenticato e sigillato, ovvero unico al mondo. In, credo, 5 anni, questa roba starà a 10 milioni. Del Monopoly. In una scena che, francamente, a rivederla oggi fa solo tenerezza, Matt dichiara quanto segue. Vi voglio bene, grazie per essere venuti da me subito, per avermi dato l'esclusiva sul prodotto, per essere stati pazienti e avermi dato il tempo di rifletterci su. Bella roba, risponde Jamil. Sipario. Matt, dopo l'acquisto, ovviamente flexa sui social il suo case unico al mondo come giusto che sia, e lo stesso fanno Jacob e Jamil che si prendono la paternità dell'intera operazione. Ma qualcuno, nell'ombra, non prende bene tutto questo discorso e si sente, anzi, scavalcato e ingiustamente ignorato. Chi? Vi starete chiedendo voi. Logan Paul.
in una conversazione privata condivisa da Michael, il procacciatore del box, e poi resa pubblica in un video YouTube di Rattle, leggiamo di un momento di alta tensione fra lui e il famoso influencer internazionale. Logan, condividendo la foto di Matt Allen a Michael, scrive un sacco di punti interrogativi e punti esclamativi, come a dire: ma che cazzo? Che cos'è questa roba? Perché non ne sapevo niente? Paul, del resto, era già conosciuto come l'influencer delle carte Pokémon, aveva già compiuto diverse grandi compravendite che avevano fatto notizia in tutto il mondo, e quindi deve essersi sentito ingiustamente ignorato. Michael, mortificato, dà la seguente risposta il 9 aprile, ovvero 2 giorni dopo il grande affare. Ehi fratello, ci ho provato a fare arrivare a te il case, ma i miei compagni d'affari, che mi pento di aver coinvolto, avevano più presa di me sulla possibilità di ottenere il pacco e mi avevano promesso un pagamento a 6 cifre qualora il box fosse andato proprio a Matt. Chiaramente è la parola di Michael, quindi non abbiamo nessuna certezza che corrisponda a verità, ma è quantomeno curioso notare che queste dichiarazioni vengono fatte in tempi assolutamente non sospetti, ben prima che venisse fuori lo scandalo e ci si dovesse giustificare riguardo la natura del case o della compravendita. Il procacciatore dichiara di essere stato pagato non tanto per aver individuato il case, ma per aver fatto in modo che questo finisse dritto fra le mani di Matt Allen, un collezionista di carte sportive. E alla luce di quanto scoperto oggi, la ricostruzione del bel lavoretto ne esce fortificata. La cosa buona, aggiunge Michael dopo aver specificato che il pagamento gli era utile per delle rate della sua casa, è che ho parlato al ragazzo e potrebbe aver voglia di venderlo tra un po'. Gli ho detto di scrivermi quando sarà pronto, perché nel caso il box arriverebbe dritto nelle tue mani. Lui è un fan degli sport, quindi vedrai che proverà presto a venderlo, e quando lo farà, verrà da me. Ok, ok, va bene. Gentilissimo. Dopodiché, momento seghine a vicenda, e si conclude con un bel climax. Let's fucking go! Sì, Logan. Let's fucking go. C'è da dire che, almeno per queste ultime affermazioni, siamo sicuri che Michael dicesse il vero. Per fine anno, Matt decide effettivamente di mettere il suo case in vendita. Probabilmente contatta Michael, e lui contatta Logan. E l'influencer, il 20 dicembre 2021, acquista la più grande pecionata del franchise Pokémon per 3 milioni e mezzo di dollari. La notizia dell'esistenza di un oggetto di tal prestigio legato ai Pokémon fa il giro del mondo, questa volta per davvero, e diviene ben più virale del video realizzato da Jacob e Jamil che oggi, a scandalo concluso, ha raggiunto a malapena le 20.000 visualizzazioni. Inizialmente la ricezione della notizia è per lo più positiva, con titoli sensazionalistici che avevano più a che vedere con la cifra spesa che con la legittimità dell'oggetto. Logan Paul spende un sacco di soldi per le carte dei Pokémon, con tutti i sottotesti su quanto possa essere da idioti spendere un sacco di soldi sulle carte dei bambini piccoli, che ovviamente tutti lasciano sottinteso, ma nessuno scrive davvero. Jacob, che è di fatto colui che più ha messo la faccia nella prima operazione avvenuta ad aprile 2021, si gode il suo momento di gloria e viene invitato a podcast nei quali gli si chiede quale sia l'origine dell'oggetto ora fra le grinfie di Logan Paul. Curiosamente, nel Pocket Tea Time podcast, egli condivide una storia di background sul case di Justin Martin ancora diversa da quelle che abbiamo analizzato a inizio video. Udite e udite, il case sarebbe stato reperito, insieme ad altri, in un attico di una casa in campagna che Justin Martin avrebbe comprato di recente perché egli sarebbe solo un umile fattore. Io non voglio dire niente, davvero, però questa storia è veramente a livello di mio cugino lavora in Nintendo e mi ha passato i nuovi giochi Pokémon di 12ª generazione, oltre che la PlayStation 6. Secondo questa nuova versione della transazione, Jacob avrebbe comprato da Martin ben 3 case, pagandogli una somma a 7 cifre, siamo nell'ordine del milione, con tanto di videochiamata e commozione in diretta dell'intera famiglia di agricoltori, che con questa somma avrebbe pagato le cure di un parente malato di cancro. Questo il motivo per il quale il rapporto tra Jacob e il venditore sarebbe divenuto stretto, e per cui anche nei video pubblicati sul canale The Card Shop Show i due si vedrebbero coinvolti in videochiamate particolarmente affettuose.
è importante raccontarvi questa specifica dichiarazione del podcast. Ok, io e i miei compagni facciamo una videochiamata al venditore e gli diciamo: ne prendiamo tre, ma apriamone uno e vediamo cosa c'è dentro. Quindi il venditore procede ad aprirne uno in call con noi e io dico: porca puttana, questi non sono solo case del set base, sono prima edizione Shadowless! G.I. Joe. Jacob dunque non si limita a cambiare la storia e a dire di aver comprato diversi case, ma aggiunge di aver visto con i suoi occhi che in alcuni box vi sono delle carte Shadowless prima edizione. Un'informazione che ci sarà utile tra poco e che commento brevemente. Sia come sia, è certo che questa call sia avvenuta per davvero, anche se non sappiamo che cosa si siano raccontati al suo interno. Perché esistono delle screenshot che Jacob stesso ha condiviso a Rattle dopo lo scoppio del putiferio. Dopo la gloria di Jacob, però, arrivano le famose indagini di Rattle. I legittimi dubbi sulla originalità del case espressi in ore e ore di videoanalisi. E persino qualche granchio pescato durante il tragitto, dato che il creator finisce per infilare nel turbinio della gogna mediatica anche un semi-scammer di eBay la cui unica colpa è ogni tanto mandare ai suoi clienti scontenti della merda via posta. Letteralmente degli escrementi via posta, ma questa è un'altra storia che mi sono divertito a scoprire durante le mie ricerche, ma che non è molto in topic. Anche i video di Rattle fanno il giro del mondo in pochissimi giorni e le headlines degli outlet cambiano da Logan Paul a ha speso tanti soldi per le carte dei Pokémon a Logan Paul ha speso tanti soldi per delle carte false dei Pokémon. Qualcosa che finisce per insospettire lo stesso influencer alla cui attenzione arrivano i vari video indagine. Paul, che non ha mai mancato di dimostrare di essere una testa calda, e che proprio per questo deve essere stato dribblato a aprile originariamente dai J-Boys, fa quello che nessuno avrebbe mai avuto le palle e la sicurezza economica di fare. Vuole aprire il case in mondo visione, registrandosi in un video che metterà l'attenzione di milioni di spettatori. Il video, pubblicato il 13 gennaio e intitolato Ho perso 3 milioni e mezzo di dollari su carte Pokémon false, mostra Logan Paul, Matt Allen, Steve Hart e collaboratori vari ed eventuali che si trovano in una stanza di hotel di Chicago per scoperchiare il vaso di Pandora e scoprire cosa si trova al suo interno. Steve Hart spiega che i segni di invecchiamento presenti sulla scatola e sulle etichette sono estremamente credibili e che egli ha compiuto un lavoro con la stessa diligenza riservata ai suoi prodotti sportivi. Dopodiché procede ad aprire il case e il gruppo inizialmente esulta perché fanno capolino dei box Pokémon che sembrano effettivamente in prima edizione. È un buon segno, esclama Matt Allen, ma nessuno gli risponde. Che succede? Il collezionista è confuso. Perché sembrano così pieni fino all'orlo? Replica Logan Paul. Il resto è storia. Un box nel case è persino danneggiato e tutti capiscono che sono palesemente dei falsi perché non ha alcun senso che una scatola sia piegata su se stessa e verso l'alto. A Matt Allen l'arduo compito di aprire uno dei box e vedere che cazzo ci sia dentro. Con la community che fino a quel momento aveva ipotizzato o carte Pokémon comuni del set base o un set base in spagnolo che vale decisamente meno. La verità ben più amara e decisamente ironica è che dentro ci sono le famigerate bustine di G.I. Joe, che non è che valgono meno delle Shadowless prima edizione inglese, valgono semplicemente un cazzo di nulla, un buffetto sulle palle. Matt Allen garantisce che Logan Paul avrà restituiti i 3 milioni e mezzo spesi, transazione che poi è effettivamente avvenuta nei mesi successivi. E Steve Hart se ne esce fuori con la frase più emblematica e ricordata di tutta la vicenda. Siamo stati tutti fregati, vero? Concordate tutti? No, Steve, non concordo. Non siete stati fregati tutti. Tu sei stato fregato. Quantomeno dalla tua fretta di voler chiudere un lavoro importante che era tutt'altro che banale. Lo scandalo ovviamente diviene una delle notizie del mondo Pokémon più discusse del mese e in verità uno degli scoop più forti del globo in generale. E mentre Rattle cerca di scavare ancora più a fondo della questione, alla ricerca di risposte che ormai francamente solo un tribunale può trovare per decretare vincitori e vinti, si assiste a un assurdo teatrino nel quale i J-Boys e Michael si puntano tutti quanti il dito l'uno contro l'altro. Jacob, che prima
prima dell'apertura del case da parte di Logan Paul aveva minacciato Rattle di azioni illegali dall'alto del suo patrimonio di ben 150 milioni di dollari, successivamente ritratta e dichiara di essere semplicemente un misero intermediario in tutta questa faccenda e di essere in causa con il vecchio fratello e amico Michael che gli avrebbe fatto grandi pressioni per concludere l'affare. Dall'altra parte, come visto prima, Michael dichiara l'esatto opposto, ovvero di essere stato coinvolto al solo fine di truffare Shine 150. Inoltre, a Rattle dichiara di non essere neanche stato pagato per questo lavoro, almeno al momento. Non mi sorprende quindi che i due siano in causa. Justin Martin, il venditore originale del case, viene rintracciato telefonicamente mesi dopo dall'eroe dal cappello del Team Rocket. E ironicamente, pur senza sorpresa, anche lui butta merda sui suoi vecchi compagni di business e ci porta all'attenzione l'ennesima versione alternativa della backstory. In una telefonata interamente pubblicata sul canale YouTube di Rattle, egli dichiara che tutte le storie raccontate su eBay sulle origini del case sarebbero vere, perché lui ne ha tanti e quindi ognuno ha una backstory separata, come i personaggi di Naruto. Secondo lui, ovviamente, i suoi case sarebbero tutti veri, originali, e la contraffazione sarebbe avvenuta dopo la cessione di tre di questi a Jacob e famiglia. Lui stesso avrebbe infatti aperto uno dei suoi 1.000 miliardi di case presenti nell'attico assieme a sua moglie, ma purtroppo queste carte, l'esistenza di queste shadowless non è documentata perché, cito testualmente, durante una notte brava lui avrebbe rovesciato una birra su tutto il case. 6 box, 36 bustine per box. Inoltre, nonostante nel Pocket Time Jacob abbia parlato di un pagamento di oltre 1 milione di dollari a favore di Martin, questo dichiara che non è vero. Lui avrebbe ricevuto solo 850 mila dollari in due tranche pagate pure in ritardo, il che gli avrebbe fatto sospettare di un pagamento reso possibile solo dall'operazione conclusa con Matt Allen. Infine, smentisce ogni tipo di rapporto di affetto con Jacob. In particolare, nega di aver visto con lui una partita di hockey in Canada. Ennesima storia che Jacob aveva raccontato nel podcast. In questo frangente, Justin Martin si fa scappare anche un inno di gioia per i suoi Oilers, squadra di hockey di Edmonton, in Canada. Cosa c'entra questo dettaglio, mi direte voi? C'entra! Perché nelle screenshot del famoso pack opening raccontato da Jacob, è avvenuto su FaceTime, vediamo un tale che ha indosso dei pantaloni del pigiama proprio con il logo degli Oilers, lasciando pochi dubbi sul fatto che chi riprenda i case e i box in quel momento sia Justin Martin, il venditore originale, number one Pokémon Master. Ora, date un'occhiata a questa immagine. Un dettaglio che risalta all'occhio è che in questa foto, un close-up del contenuto di uno dei case aperto effettivamente davanti alla cricca di Jacob, c'è solo un box prima edizione, rilevabile dalla scritta in blu presente in basso sulla parte superiore di tutte le unità simili. Gli altri box, invece, sono tutti unlimited. Questo, direi, rivela in maniera abbastanza incontrovertibile che i case siano sempre stati contraffatti, perché questo non può contenere 5 box di una tiratura e uno di un'altra. Un errore di confezionamento compiuto da Wizards of the Coast, direte voi. E allora spiegatemi perché nel video del 13 gennaio di Logan Paul, il suo case contiene proprio 5 box prima edizione, tranne uno, Unlimited, come i 5 presenti nella videochiamata fatta da Justin Martin. È davvero plausibile che i box siano stati spostati per errore da un case all'altro e che di conseguenza tutte le unità in possesso di Number One Pokémon Masters fossero box contraffatti con dentro G.I. Joe. Un'evidenza che non solo mette all'angolo il venditore originale, ma fa anche traballare la storia raccontata da Jacob al podcast, secondo la quale Martin avrebbe aperto davanti a lui un box di carte shadowless. E se ci aggiungiamo che in una conversazione privata avuta con Rattle prima del putiferio, Jacob aveva dichiarato di essere sicuro dell'originalità dei case perché ne aveva aperto uno per intero, in un box break privato, senza aver riscontrato problemi, la ricostruzione del lavoretto sta sempre meglio. Siamo nel pieno campo delle speculazioni, a dire il vero di quelle di Rattle, ma secondo il creator non sarebbe improbabile che all'interno di questa truffa fosse coinvolto il famosissimo falsario Micah Burch.
che dal 2012 ha realizzato varie truffe di resealing proprio legate a box del set base. Mi fa morire che il buono c'ha il cappello del Team Rocket e il cattivo si chiama come un prof di terza generazione. Micah Birch, infatti, è anche egli canadese e vive a poche ore da High Prairie. L'ipotesi di Rattle è che dunque Justin Martin potrebbe persino essere solo un intermediario, un'estensione del vero boss finale, il falsario dei falsari, Micah Birch. Ricostruzione interessante e che però si scontra con un'altra evidenza contraddittoria. Se Micah Birch è un falsario con 10 anni di esperienza ed ha effettivamente realizzato box contraffatti in maniera cristallina, come si spiega la quantità di errori grossolani realizzati su questo case? Volendo fare teorie pazze, potremmo dire che Martin è un allievo di Birch, un suo estimatore, un emulatore. Oppure non ci abbiamo capito niente e la verità è ancora diversa e inimmaginabile, con questa storia non mi sorprenderebbe. Qualunque sia la verità, immagino che prima o poi una storia univoca, siglata dalla sentenza di una giuria di un tribunale americano, arriverà a galla. Poiché dubito che Matt Allen non abbia intentato una causa contro Jacob, Jamil oppure anche semplicemente Steve Hart della BBCE. Ma in questa enorme storia di crimine, di colpi bassi e di scena, al di là della distinzione tra buoni e cattivi, la morale da cogliere è solo una. Se mai vorrete collezionare carte di Pokémon di valore, se mai vorrete spendere un sacco di soldi su questi cimeli unici nel loro genere, fidatevi meno dei generatori d'hype e più delle persone che vivono le community e che sono realmente esperte di Pokémon. Parlo di chi frequenta i forum, di chi frequenta i siti, di chi frequenta i canali YouTube e Twitch, di chi l'anima ce l'ha gettata davvero su questo franchise. Se loro fossero stati consultati di più e i nomi altisonanti di meno, forse oggi quelle G.I. Joe sarebbero ancora in un attico canadese, pronte a essere messe in vendita ad un mercatino dell'usato per arrivare accanto alla torta di compleanno di un simpatico adolescente dodicenne, sulle quali si spera che papà non versi accidentalmente una birra. Signori, questo episodio di Real Time è chiuso e merda, è stato un viaggio incredibile. Non so se ho più voglia di comprare effettivamente un bel pezzo da collezione Pokémon o fottermene il cazzo e allontanarmi per sempre da quest'inferno. Scegliete voi come mi devo sentire, fatemi sapere la vostra nello spazio commenti di YouTube e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, poi ci mettete la pellicola sopra così è vero. Sembra pure una mazza di baseball, ci sta. In descrizione oltre a Star Select avete TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette, tema anime, serie TV, videogiochi, sono pure originali, quindi col codice sconto giovanone è un ulteriore sconto su ogni acquisto. Ciao!